Okay, welcome everyone again, also from my side. I'm Chiara Martinelli, and I'm very honored to be accompanying you all in our next session. Just a reminder for some of you who might have just joined. We are indeed in our first webinar on food justice, food for all, in view of the UN Food System Summit this year, convened by the United Nations. And this session is going to focus on food and peace. We heard from the beginning of this afternoon, thanks to the intro remarks and the input from some of our colleagues, that improving food security is key, is a key building block for peacekeeping and peace building. And also we often read that food insecurity is both a cause and a consequence of conflict. But today we wanted to try to put this sentence in the other way around. Food justice is a root for peace. Food justice is fundamental to build peace and a culture of peace. And women leadership is a crucial contribution to make that happen. So that is what we are going to try to discuss in our next session. And also we, as Carrie just said in concluding the previous session, we see really like this is a key momentum with the learning of the pandemic and this UN Food System Summit coming up to highlight some of the main aspects and the main elements that can help us to make a clear contribution on that topic. So I'm very honored and humbled to be together with four distinguished speakers today. So for the sake of time, I'm going to introduce them all here at the beginning so that we can engage in a discussion together with them. So first of all, Professoressa Daniela Ropelato. She's the director of the doctoral school of the Sofia University Institute. Then will be the turn of Dr. Lola Castro, Regional Director for Southern Africa of the World Food Programme. Dr. Gabriella Arrigo, Head of International Relations at the Italian Space Agency. And Ms. Susie Schneider, from the International Campaign to Abolish Nuclear Weapons. So as you can see, only from the title, I got a little bit scared on how competent, how much experience and expertise that these women have on these topics. So I hope you are as eager as I am to listen from them. So we will have a round as before, like with a short input from each of them, and then we will have together a little bit of interaction. So I hand over to you, Daniela, to help us to kick off and start this session, please. Grazie a te Chiara e buongiorno a tutte. Allora, tocca a me dire qualcosa sulla relazione donne e politica nel contesto della promozione della pace, come dicevamo. E vorrei ringraziare le colleghe del primo panel perché mi sembra che sia stato fondamentale il contributo che ci hanno dato e su cui andiamo a costruire, ad aggiungere qualcosa in più. Si tratta di idee. Non si tratta di argomentare, no? Di costruire degli argomenti, però certamente quello che conta poi è il quadro che si compone con le diverse prospettive. Io punto su questo. Ecco, segnalerò anzitutto un quadro, una visione generale di riferimento che a mio parere oggi costituisce una vera agenda etica globale per dare coerenza alle nostre riflessioni, la cultura della cura. E poi vorrei suggerire in conclusione una grande attenzione per un'alleanza strategica, diciamo così. Allora, una prima osservazione. La nostra analisi oggi è evidentemente un tipo di analisi tecnica, molto specialistica, però ho avvertito l'esigenza di collocare le domande che ci stiamo ponendo in una visione appunto più ampia, più generale. E prima di tutto, perciò, di riconoscere lo intendo nel senso di togliere dall'invisibilità, riconoscere la presenza e il lavoro delle donne nei processi decisionali in questi ambiti, negli ambiti appunto del food system, del global food system.
A mio parere c'è qualcosa di più che semplicemente un tema di leadership femminile, pur con tutti i problemi e la rilevanza di questo grosso argomento, che è quello appunto della difficoltà di dare visibilità politica e rappresentanza alle donne. Però si tratta appunto di guardare alla presenza e al lavoro delle donne nell'ambito più generale, dove loro sono a costruire processi dentro i sistemi di alimentazione. E abbiamo sentito nel primo panel numeri, dati importanti, abbiamo anche sentito dire che mancano numeri, dati significativi che ci aiutino a crescere in questa valutazione, in questa osservazione. Però in ogni caso che le donne siano nel contesto urbano e in quello rurale produttrici di valore, soggetti centrali nelle catene dei sistemi alimentari è assodato. Quello che dobbiamo comprendere di più è appunto come far acquistare loro quella forza che in genere fanno fatica a vedere riconosciuta dentro i processi decisionali. A me capita di rendermene conto a lezione, in aula, con gli studenti e le studentesse, e con tante conferme, perché sono più spesso le ragazze, le donne e quante religiose che ci incantano, lasciatemi usare una parola luminosa, con il racconto delle loro avventure imprenditoriali a tutte le latitudini in questo settore, nel settore appunto del food. Esperienze con valore umano, con incidenza economica e politica, però qui, ecco, qui vorrei fare un passaggio di livello. Vorrei sottolineare che tutto ciò può essere letto alla luce di un paradigma di azione caratteristico, appunto, la cultura della cura. Una cultura che è la più vissuta nel percorso dell'umanità e nello stesso tempo la meno studiata, e che solo in questi ultimi anni ha cominciato ad emergere dalla nebbia dei secoli, diciamo così, appunto nelle scienze sociali. Eppure nei processi di produzione alimentare, nella loro organizzazione, quando andiamo a studiare ciò che orienta l'impegno delle donne, riconosciamo una modalità di governo delle cose e un approccio conoscitivo alle cose e al mondo che ha la dignità, attraverso l'azione delle donne, di un vero e proprio paradigma, appunto la cura. Allora, vabbè, non abbiamo il tempo di andare nei dettagli, io nomino Elena Pulcini, questa filosofa sociale che fra il resto ci ha lasciato poco tempo fa per il Covid dell'Università di Firenze, che tanto ha contribuito alla chiarificazione del concetto di cura studiando l'identità femminile. Ecco, a Elena Pulcini dobbiamo riconoscere il valore di averci condotto a comprendere la responsabilità intergenerazionale, tra il resto, proprio perché studiando il profilo delle donne abbiamo compreso sempre di più che la responsabilità non si rivolge al vicino, ma anche al lontano, anche all'estraneo. E poi lasciatemi ricordare Jennifer Nedelsky, altro ambito di riferimento culturale, una filosofa canadese che da anni invita a cercare una nuova fioritura umana coniugando cura, lavoro e organizzazione sociale. Proprio perché la cura è sempre, nei secoli, no? È sempre stata affidata alla gratuità del servizio femminile, mentre agli uomini veniva chiesta la produzione di reddito, e Nedelsky propone un pensiero coraggioso e ci dice appunto che ripensando attraverso la condivisione maschile e femminile i servizi di cura, non sarà che per questa strada riusciamo a riorganizzare per intero il sistema anche sociale e politico, e questa è una bella sfida. Bene, non ci siamo allontanati dalla politica, siamo sempre nell'ambito della politica, perché se la politica diventa cura, da competizione, da distribuzione di segmenti di potere, diventa connessione delle funzioni sociali, diventa costruzione di comunità, diventa orientamento al bene comune, questo anche nei sistemi di produzione alimentare. E sappiamo che il contributo femminile, che appunto ci dà gli occhi per leggere attraverso il paradigma della cura queste funzioni, è anche un contributo che ha preso sulle sue spalle la fatica, il peso di queste operazioni, di questi processi nella vita delle famiglie e delle comunità, degli uomini e delle donne, dei bambini e degli anziani, dei sani e dei malati. Per questo abbiamo la forza di chiedere con urgenza che la voce delle donne debba essere riconosciuta e amplificata. E
lascerei perdere altre osservazioni che sono, sarebbero molto interessanti riguardo alla cura, no? E come si traduce poi dal punto di vista della categoria, per dire solo un punto che mi sta a cuore. Perché è importante mettere a fuoco in qualche modo un pensiero paradigmatico per togliere frammentarietà alla nostra analisi? Per capire che attraverso una lettura complessa come questa, attraverso un punto di riferimento, un punto di osservazione, si produce pensiero. Si produce, se produciamo pensiero, produciamo anche realtà. È una sfida da cogliere, perché attraverso un punto di osservazione forse riusciremo davvero a cambiare qualcosa. In fondo è la strada che mi sembra sta seguendo anche Papa Francesco, Papa Bergoglio, perché ormai non sfugge a nessuno quante volte anche Papa Francesco parli di cura, usi questo linguaggio, per esempio nel messaggio per la 54esima giornata della pace dell'1 gennaio scorso. E chiudo con una sfida, Chiara, una sfida che è quella all'alleanza, è una parola che abbiamo già sentito oggi, per quello mi limito anch'io a sottolinearla e a farla mia, l'alleanza appunto della complementarietà fra il maschile e il femminile, che è appunto tipicamente un'alleanza politica, strategica. Abbiamo parlato di alleanza fra generazioni, ecco, in questo ambito è più che mai risolutiva per costruire quella pace che abbiamo messo a titolo del nostro panel, ecco, questa alleanza strategica fra il maschile e il femminile che è il motore di questi processi di innovazione. Grazie. Thanks a lot, Daniela, because I think that gave really us a frame to handle this difficult discussion on food and peace. So I think without waiting any second, I hand over to Lola Castro from the World Food Programme to help us understanding a little bit more the situation in regards also to food insecurity in the world. Yeah, thank you very much, Chiara, and a pleasure to be with you today. Thank you for the invitation. And as you all know, for the World Food Programme, gender equality is a must for a world of zero hunger. And all women, men, girls and boys can exercise their human rights. And we know one of the most important human rights is the right to adequate food. And this is where we really want to talk today. And I would like to focus a little bit on food and conflict and food and crisis so as to follow the discussion. The previous speakers have talked a lot, and apologies if I will repeat a couple of ideas, but I will try to contribute and add something. As World Food Programme, wherever we work, be in the big emergencies, saving lives, as you see in the big Yemen, Sudan's, or DRC, or basically when we work on resilience and developing, changing lives as well, we aim to tackle the inequalities that basically discriminate against women and girls. And we work that by ensuring the participation and inclusion of women and girls in all the activities. And especially, we try to promote equity and empowerment. And this we do particularly in humanitarian crisis and also in the countries affected by conflict, where food insecurity and malnutrition are obviously exacerbated. I think all of you know very well that conflict is the single biggest driver of hunger in the world today. And that has been said already, the numbers are not looking better, and the famines that are now in the world are mostly driven by conflict. And there is where we as international community, as the countries, as the civil society, as the people of these countries and the populations, we need to work together. And we have the advantage that at least 3 years ago, the Security Council of the United Nations passed a historic resolution which acknowledged the link between hunger and conflict. And this was the very well-known resolution 2417, and recognizes that humankind will never eliminate hunger without establishing peace in the world. And this is, I think, very much linked to the idea of the discussion today. I want to mention a couple of ideas on what we see as World Food Programme all over the world. I'm now in Johannesburg, Southern Africa, and in this region, we see that despite the women are very much empowered in many areas and they have important roles for the food security of the family, they often face very strong discriminations. And this discrimination, in fact, is exacerbated during conflict, natural and health shocks. And in this region we have, if you want, this year we call it
the three Cs, the conflicts, the COVID, and the climate change, which are the big shocks that affect the situation. And all those shocks are causing mass displacement, deep economic crisis. They have created inflation, unknown before in this region. Employment, the unemployment levels are very high. They have reduced the fiscal space and social protection and health services the government can give to the people. They have make the basic needs, including the food, less available and accessible for all. And as we all know, women are often the ones who worry about not having enough food to feed their families. And when you talk to women all around the region, one of the things they talk to you is that they need peace to be able to be food secure. And I will mention field trips that I've done recently to Cabo Delgado in northern Mozambique, where the women, around 750,000 people, have been displaced due to conflict. And really, what when you talk to the women, what they need, they don't tell you they need big houses or big things. They need only peace. They need to be able to feed their children, to be able for their children to go to school, to have a house, and to have the basic minimum standards to have a normal life. Really very important to deal with this situation with a gender sensitive lens and really look what the women need in the conflict and how we can provide them reassurances. And especially when we know when the crisis starts and strikes, the inequalities become further exacerbated. And we have very long-term effects. We don't have, out of a conflict, we don't have the short-term effects, which are the displacement, the hunger, et cetera. But we have long-term effects, like can be the loss of agricultural assets, the loss of the inability to farm, the inability to use infrastructure that has been destroyed by the conflict, the markets are destroyed. And what is most important, what we see in Southern Africa, is the long-term effect of conflict in malnutrition, chronic malnutrition and acute malnutrition. And the very high levels of chronic malnutrition we have in this region are basically brought both by conflict and climate change equally. And the long life impact of malnutrition that is goes beyond the duration of the violence itself and is especially harmful for not only for women, but also for children. As we know, the children from the gestation period till the 1,000 days of life, they are very vulnerable to the chronic undernutrition, and we have to solve that issue now to ensure that we have an adequate workforce, an adequate student force, and everybody can have adequate means of living and with a well-nourished population in the countries. So basically, if we want, what do we need to do and how we can ensure that women are not only seen as victims of the conflict, but more like agents of change? What do we need to change ourselves as international community, as NGOs, as humanitarian workers? And what we come out is with three, four things that are very relevant. One is ensuring that women are included in the prevention and response strategies, and they can play an active role towards sustainable peace from the beginning, not at the end, not when everything went wrong and when we cannot solve, but prevention and response strategies. And a good start will be to engage with women at the very beginning of the peace processes, not just to wait till the post-conflict. Also, we have seen, and we have heard from other participants, how studies have shown that gender mainstreaming can only be effective when accompanied by strong empowerment structures. And so we need to continue working, as many of our colleagues discussed, with empowering women in the public sphere, in the human development priorities, et cetera. And to end, I think that inclusion does not mean only promoting women's participation in formal settings, but also recognizing that they have an impact also in the informal settings, through informal structures, in the family, in the communities, and they should not be unrecognized, but recognized. So basically, and just to end, I think for successfully achieving the objective of eradicating hunger, and in order to attain food security and sustainable food systems and SDG 2, as we said at the beginning, is extremely important that we all engage the women,
in the communities. We all work together, and working together will ensure that food security will be there and the reduction of conflict will be there. So let me leave it there, Chiara, and I know we're pressed on time, so we can talk later. Thank you very much. Thank you. Thank you very much, Lola, also for respecting the timing. You are doing great, all of you. I really appreciate like your last part, but I think we have all to learn to not speak about women leadership only when it comes to naming and mentioning like the most impacted parts of the world, but also as agents of change and the contribution that we can bring in building the resilience food systems for the future. So I think that is something we will definitely take on with us in our future work. And also, I think it's a nice way to put like the three C's, conflicts, COVID, and climate change being at the moment the shocks that have the biggest impact on food insecurity in the world. So I think this is showing us also that it's a systemic issue, so that we need to look at the problem from different perspectives. And that's why I'm very happy and honored to have our next speaker, that she's going to bring a I would say maybe an unusual perspective for some of us, at least for myself, and how also people working in the space can help us to continue this reflection on building sustainable food systems. So I hand over to Dr. Gabriella Arrigo. Grazie Chiara. Buon pomeriggio e buongiorno a tutte e a tutti. In qualche modo io stessa sono una testimone della diplomazia spaziale e nella comunità spaziale internazionale. E, nel mio ruolo sia come direttore degli affari internazionali presso l'Agenzia Spaziale Italiana che come docente di istituzioni e politiche spaziali. E, nel mio intervento, brevemente, proverò ad introdurvi alle tecnologie spaziali e allo spazio, cioè come le tecnologie spaziali possono in qualche modo aiutare o comunque contribuire allo sviluppo sostenibile e in particolare al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, ma allo stesso tempo anche come la diplomazia spaziale può sostenere e supportare questo processo. Allora, anzitutto, per iniziare, per chi appunto non è dentro lo spazio, la prima domanda è: ma perché lo spazio? Beh, oggi volevo dirvi solo due dimensioni che forse ci possono aiutare in questo senso. La dimensione che forse un po' tutti conosciamo, quella forse più utopica, lo spazio che ci porta allo spazio dell'esplorazione, cioè l'osservare lo spazio profondo, l'osservare l'universo, andare oltre i limiti conosciuti, e poi invece lo spazio che ci fa osservare la Terra, che ci fa osservare la Terra dai satelliti, la nostra Terra appunto, come altri hanno detto prima di me, la casa comune. In questo senso, quindi, lo spazio per tutti, quindi il contributo al raggiungimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile. Un flash solo sull'esplorazione: sicuramente tanti di voi hanno avuto modo di sentir parlare, ormai sono 20 anni che è operativa la Stazione Spaziale Internazionale. Beh, questo sicuramente è un grande esempio di diplomazia spaziale, la più grande cooperazione spaziale internazionale raggiunta fino ad oggi. Nel 1988 è stato sottoscritto il primo accordo intergovernativo tra gli Stati Uniti, il Canada, il Giappone e i paesi europei. Nel 1993 poi la Federazione Russa, dopo il crollo dei due blocchi, è entrata a far parte del,
della Stazione Spaziale Internazionale, e nel 1993 sono stati lanciati i primi due moduli pressurizzati, quello russo Zarya e quello americano Unity. Ma che cos'è la Stazione Spaziale Internazionale? È un complesso modulare di laboratori pressurizzati e di piattaforme esterne che ci fanno appunto osservare la Terra da una parte o l'universo dall'altra. Orbita a 400 km di distanza dalla Terra, è grande quanto un campo sportivo, e dentro sono stati portati fino ad oggi circa 2800 esperimenti in assenza di microgravità. Sono stati a bordo della stazione 230 astronauti di differenti nazionalità, sono stati coinvolti 18 paesi, e tutto questo in qualche modo non solo è stato un esempio di collaborazione internazionale, ma tutti gli esperimenti si fanno a beneficio dell'umanità. Ma andiamo ancora un po' più dentro. Le tecnologie spaziali, che cosa significa concretamente? Cioè l'utilizzo dei dati satellitari che tutti noi ormai utilizziamo nella vita quotidiana, dati di osservazione della Terra, dati di telecomunicazione, dati di navigazione e posizionamento, per che cosa? Per appunto il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, quindi utilizzati per l'agricoltura, per la salute, per l'ambiente, per i disastri naturali, per la formazione, per l'urbanizzazione, per la ricerca, per i trasporti, per la comunicazione, per l'assistenza umanitaria, per la sicurezza e quindi anche per la pace. Ma ancora più in dettaglio, che cos'è l'osservazione della Terra e perché può servire alla sicurezza alimentare? Beh, allora, l'osservazione della Terra o telerilevamento, il remote sensing in inglese, è la disciplina che permette di ricavare informazioni qualitative e quantitative sull'ambiente e sulla Terra tramite i sensori che sono a bordo dei satelliti di varia natura, sensori radar, ottici, spettrali. Dallo spazio possiamo monitorare l'agricoltura, la vegetazione, possiamo controllare, prevenire e mitigare gli effetti addirittura delle carestie. La tecnologia spaziale, con la dovuta formazione, è preziosa per gli agricoltori, per gli agronomi, per i produttori di alimenti e per ovviamente i responsabili delle politiche agricole, che vogliono da una parte migliorare la produzione, ma allo stesso tempo anche la redditività. I satelliti di osservazione forniscono importanti informazioni per il monitoraggio del suolo, della copertura nevosa, per esempio, della siccità o dell'umidità, dello sviluppo delle diffidenti colture. Vedete in questa slide, addirittura vediamo proprio da satellite le immagini su diversi territori. E dunque dallo spazio possiamo addirittura misurare il livello della povertà sulla Terra e dunque in qualche modo contribuire al raggiungimento del goal numero 2, e cioè porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere un'agricoltura sostenibile. Ma che cos'è in particolare allora la diplomazia spaziale, che come vi dicevo prima un po' è il mio mestiere? Dal mio punto di vista, dalla mia esperienza, è uno strumento per iniziare o mantenere vivo il dialogo con tutti i paesi che usano, che stanno usando o useranno le tecnologie spaziali per affrontare le grandi sfide umane e al contempo costruire partenariati solidi e in qualche modo funzionali. Forse pochi di voi sanno che oggi quasi 80 paesi conducono attività nello spazio, 82 paesi hanno almeno un satellite. L'anno scorso, nel 2020, l'economia spaziale globale è stata stimata in 385 miliardi
di dollari, una cifra enorme. 95 paesi sono membri del Comitato Spaziale per l'Uso dello Pacifico dello Spazio delle Nazioni Unite e 111 paesi hanno sottoscritto il Trattato dello Spazio. Un trattato, quello del 1967, molto importante, che sancisce il principio dell'uso pacifico dello spazio, che stabilisce il divieto di collocare armi di distruzione di massa nello spazio, che vieta di condurre attività militari nello spazio e proibisce la rivendicazione di risorse poste nello spazio, incluse la Luna e gli altri corpi celesti. Bene, la diplomazia spaziale vuole in qualche modo operare per la sostenibilità e l'inclusione delle diversità. Qui vedete solo delle fotografie in cui mi vedete, forse in varie parti del mondo, sono veramente nei 6 continenti, Africa, America Latina, Asia, paesi arabi, Medio Oriente, che in questi giorni ci sta facendo un po' penare. Gabriella, se puoi provare a concludere. A chiudere, sì. Uno degli strumenti, volevo dire questo importante, della diplomazia spaziale sono i progetti di capacity building, i progetti di formazione. Con l'Agenzia Spaziale Italiana ne abbiamo realizzati tanti e continuiamo a farli nelle varie regioni del mondo, anche qui vedete le varie regioni. Un altro flash a proposito di diversità sono le diverse abilità. Vedete qui addirittura persone con abilità diverse che noi portiamo nello spazio in assenza di gravità. L'Agenzia Spaziale Europea ha recentemente lanciato un bando per selezionare nuovi astronauti, tra cui persone disabili. E infine non posso che terminare con le donne importanti che hanno fatto la storia dello spazio internazionale, a cominciare dalla Valentina Tereshkova, che nel 63 la prima sovietica è andata nello spazio, nell'83 la Sally Ride americana, che è andata anche lei nello spazio, e poi alcuni anni dopo, nell'86 è morta nell'incidente dello Shuttle Challenger, e poi la Mae Jemison nel 92, la prima afroamericana salita a bordo della stazione spaziale internazionale, la prima cinese nel 2012, Yang, e nel 2016 le due donne, Jessica Meyer e Christina Koch, che hanno fatto al femminile la prima passeggiata fuori della stazione spaziale internazionale. E quindi concludo con questa bella foto dallo spazio sul nostro pianeta. Vi ringrazio e vi vorrei portare la prossima volta in una prossima puntata dello spazio, in una prossima missione a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Grazie. Grazie, grazie Gabriella, e torneremo anche verso di te con un paio di domande, quindi non abbiamo ancora il tempo di continuare. I keep to the English as promised to the interpreters. So thanks Gabriella, and I think this was already offering us a very concrete example on how we really need everyone. Like this point, I think, of inclusiveness and of the importance of each actors to be actively involved in the in building sustainable food systems. I think it's an important message we wanted to carry out of this webinar. So we want to now pass on to Ms. Susie Schneider. As I introduced her at the beginning, Susie, she's from the International Campaign to Abolish Nuclear Weapons. And I hand over to you to continue showing us how concrete we can be in building food security for all. Thank you so much. It's a great pleasure and an honor to be with everyone here today. And you may think it's a bit unusual for someone who works to eliminate the threat of nuclear weapons to engage in this very important discussion about women and about food security. But bear with me as I just explain a little bit on why this connection is so important and so relevant. First, why nuclear weapons and food?
Nuclear weapons, we all know, they're the most destructive, inhumane, and indiscriminate weapon ever created. And the use of tens or hundreds of nuclear bombs would disrupt the global climate, and that would cause widespread famine. A regional nuclear war involving as few as 100 Hiroshima-sized weapons would disrupt the climate so badly, more than 2 billion people would be at risk for famine. And that's less than 1% of the nuclear weapons on the planet right now. So it's an urgent issue to address both this and to address nuclear weapons in the context of food security, in the context of preventing food scarcity. And then, of course, the question, why women? Why does somebody who works on nuclear weapons think so much about women? Not just because I am a woman, although there is that, but also because the use or testing of nuclear weapons has a disproportionate harm on women and girls. And what we have seen from evidence, from research, is that women in Hiroshima and Nagasaki had nearly double the risk of developing and dying from solid cancers due to exposure to ionizing radiation from those nuclear bombs. Research from Chernobyl shows that girls are considerably more likely to develop thyroid cancer than boys. And pregnant women exposed to nuclear radiation face a greater likelihood of delivering children with physical malformations and stillbirths, and that increases maternal mortality. And yet, most of the time in policy setting, official evaluations, official policies have not considered gender and age-sensitive impacts. So that means that the harm of ionizing radiation has been systematically underestimated and underreported. And it's been said already today, and I'll say it again, gender disaggregated data is necessary to make effective policy. Also, despite these disproportionate impacts, women are extremely underrepresented in decision-making regarding nuclear weapons. At any given meeting of international diplomatic meeting on nuclear weapons, it's maybe 20 to 25% of official country delegations are women. And less than a fifth, so even less than that, of statements are likely to be given by women. About half of delegations are composed entirely of men. So it's really relevant to consider data, to consider decision-making, to consider where's women's participation when we look at dealing with issues of existential crisis and existential threat. There's also another piece of this that doesn't get talked about quite as much, but it's relevant for our conversation is how the discourse is often highly, highly gendered. And we see this when we see the discourse on food security. I have heard things, and maybe it's not my everyday work. Maybe others don't hear this as often as I have because you see more of it. But I see things like it's a woman's job to provide the food and to provide the food security. That's very gendered. It's not putting the responsibility for an entire community on the members of the community equally. There's no equity there. When it comes to issues of war and peace and conflict, we see that being ready to use weapons is masculine and strong, while wanting to disarm, to cooperate, or negotiate is often described as feminine and weak. And that is problematic because it means that we're not coming to the table as equals with valid perspectives to bring. Now, I was heavily involved in the negotiation around the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons, and that only happened because of addressing some of these underlying causes. So we had to change the discourse to redefine security and move away from very traditional concepts of state security, and instead look at the impact of a weapon on communities and focus on prevention, not deterrence. And just that simple word change
helped us change the dynamic in the discussion. Not just that, but when it came to participation, there was a very concentrated effort. The negotiations of the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons featured female leaders. Many of the most active delegations were led by women: Ireland, New Zealand, the Philippines, South Africa, Sweden, Switzerland, Thailand. The negotiating conference president was a woman. And civil society organizations were also, many of the very active civil society organizations, including my own, were led by women. Now, that's not saying that when you add women to the conversation, everything changes, but it does help ask the question, if we want to create change, to create safety and sustainability, we have to ask, how are people granted access to or kept from power, from decision-making? And we need to talk about how does adding a balance, an equitable representative balance of people in the conversation, change our understanding of what we're talking about. In the previous session, one of the speakers talked about microenterprise, not just as a way to build economy, but also community, safety, security. And that's really important, because society cannot sustain itself in a world in which women are seen but not heard. And women's perspectives and participation is integral to finding solutions to the worst challenges we're coming up against. So just to really put it, these lessons, I mean, it's really important. We have to think about protection, protecting the vulnerable in our society, in our communities, protecting the stories of what has happened. And that includes things like making sure gender disaggregated data is gathered on the impact of policies, protecting our tale, our role. If we don't know, we can't protect. We have to prevent. And that means identifying and raising alarms about problems before they become catastrophe. In the women, peace, and security field, it's women's organizations that often raise the red flag saying, there's going to be a conflict here. Something is about to happen. We have a problem. And in order to prevent that problem from becoming worse, we need to listen. And that's my last point, participation. There is nothing about us without us. And that applies to all of the traditionally disempowered parts of society, including women. Thank you. Thank you. Thank you so much, Susie. Again, I think this is the point of participation, inclusiveness, everyone counts, is extremely important. And I think some of us involved also in the process of the UN Food Systems Summit preparation, we really see how it's important to raise that voice when it comes especially to the most excluded parts of the world. So I hope you all agree with me that it's time also to hear a little bit what you as participants also think. So don't hesitate to use the Q&A box if you wanted to put some questions forward or some comments. Of course, we will not be able to answer all of them, but we can definitely take those into account also in our work in the follow-up of this webinar that, as Vincenzo mentioned at the beginning of this afternoon, is only the first one of a series of three that we are having on this topic. So please don't hesitate to use those tools to make your voice heard. And I have a couple of questions to our speakers. And since they were great and sticking to the time, I'm sure they will continue to do so, because now you will have even less time to answer to my question. And I will go a little bit in a different order, but with the attempt to zoom in into food systems and peace and conflict and the culture of care we heard from Daniela, like how we can shape and we can extrapolate some ideas or some elements that could help us to define, to speak about the role of women in shaping sustainable food system. So I start with Gabriella with a very short, I mean, if you can tell a little bit more, like in a couple of minutes, about what you think is the special contribution of women to the achievement of the SDGs,
in particular from your perspective, as you said, as a diplomat and as an actor of dialogue in your work environment. Ok, so dal mio punto di vista, confermato peraltro da quanto ho ascoltato anche oggi, secondo me le donne possono fare la differenza. Lo fanno nella creazione, nell'utilizzo, nella formazione, nel mio caso, delle tecnologie spaziali a favore dello sviluppo sostenibile. Senza nulla togliere al contributo che anche gli uomini possono apportare, la mia esperienza mi ha insegnato che le donne sono più veloci, cioè intuitive, più attente, come diceva la Daniela, anche nella cura dei dettagli, inclusive per natura, più concrete e propense sicuramente alla cooperazione, anche internazionale. E quindi dalla mia esperienza posso dire che sicuramente la cooperazione è la chiave di volta culturale del vero sviluppo sostenibile, integrale e umano. Grazie mille. Thank you, Gabriella. So with that, to continue on that, I hand over then to Daniela. You were speaking to us, I mean, you were presenting to us this culture of care as a contribution to achieve food security. Can you tell us more, like, what do you think are the key elements we need to tackle in the dominant food system today? If we wanted to put in practice a culture of care. Io vorrei ricondurre un pochettino a unità anche quello che stiamo dicendo, perché a mio parere stiamo con logicamente competenze e prospettive individuali diverse, però stiamo lavorando dentro un sistema unico. Cioè, quando io parlo di paradigma della cura, di cultura della cura, sto dicendo qualcosa che traiamo, che prendiamo fuori direttamente da un'analisi del contributo specifico del femminile alla storia e alle vicende umane di oggi, perciò anche in questo ambito straordinariamente ricco che è quello appunto del food system. Però in tutti gli ambiti, come evidentemente abbiamo detto anche nel nostro panel, perché? Perché parlando di cura io visibilizzo, rendo visibile qualcosa che non era visibile, e per questo ho la speranza di poter innestare qualcosa, come dire, una leva che dia la possibilità di avviare un processo di cambiamento reale. Perché parliamo di sottorappresentazione delle donne? Perché parliamo di carenza di partecipazione delle donne? Perché parliamo di difficoltà di leadership formative, educative, appunto, che devono guardare alle ragazze, alle donne, ma anche ai ragazzi e agli uomini? Proprio perché ci manca questa prospettiva che renda visibile il contributo delle donne. Allora, quando poi passiamo a dire quelli che sono i valori aggiunti, diciamo, no, del nostro agire tipico, specifico, diciamo cose che fino ad oggi sono poco visibili, torno a usare questo aggettivo per essere più chiara. Ho l'impressione che se riuscissimo davvero a offrire un contributo anche attraverso l'antropologia cristiana, che è tipicamente un'antropologia di cura, un'antropologia di attenzione, che vuol dire appunto di concretezza, di responsabilità, ma vorrei dire una parola in più, non solo di responsabilità, ma di corresponsabilità mutua, reciproca, che chiama appunto a comporre continuamente alleanze, alleanze col maschile, alleanze fra, non soltanto fra i generi, ma anche fra le generazioni, alleanze fra sani e malati, alleanze fra uomini e donne di diverse fedi e culture. Cioè, la cura è un ponte per l'alleanza. Ecco, per questo ho osato, spero che sia stato comprensibile, portare un argomento di questo tipo all'interno di un seminario così tecnico, perché restando nel tecnico non ne usciamo, dobbiamo in qualche modo tentare di portare il nostro ragionamento su un piano unitario più ampio. Non so se può essere un contributo. Grazie. Thank you very much, Daniela. Of course, this is a great contribution also on the way we work together, and I think it's also the experience we are trying to do today by bringing all these different perspectives in the same room, in the same virtual room.
So now I endeavor to close our sessions. We still have a couple of minutes. So with Susie and Lola, maybe I'm trying with my questions to go back to the really to the food and peace, food and conflict focus of our session. So I will start with Susie, and I hope Susie is okay for you. There was also a question in the chat. Maybe you can start with that one. And then if you can tell us also, what would you expect from all of us here, different actors in the church? To what do you think is in your perspective, the contribution we can bring to build the food security for all? So I hand over to you, Susie. Thank you so much. And thank you so much, Dr. Love, for the very good question in the chat, in which she asked about the money being spent now on nuclear weapons, nuclear modernization. And it's a very, it's really overwhelming when you think about it's hundreds of thousands of dollars per minute that are spent on nuclear weapons. And that number has increased in the last year. So if you can imagine, it's hard for me to think about that. What is hundreds of thousands a minute on nuclear weapons in the time that we've been here today? It is overwhelming. And that money could very well go to other things. Now, I don't want to project a naive understanding to dismantle, to disarm, to destroy the nuclear weapons that have been built on this planet. That will cost money. To do it safely in a way that does not harm future generations, that will cost money. But it is a fraction of what is being spent on building instruments of catastrophe. So those resources could very well shift. And I study the contracts that companies get for building nuclear weapons. And I found very surprisingly, one company both builds parts of a bomb and also cleans up areas. And it's better business for them to get in the cleanup game. So I would urge those companies to shift their business model. And for us, we're all living in societies where our tax money goes to support this, including in Italy, including in countries that host US nuclear bombs. Those citizens are also paying for these weapons. And we need to shift resources away from war and into real security. And that is one thing that when it comes to the church and the role of the church, to doing this and to support peace building and support women as peace building. Today's session and this series has been spectacular. And it's a good step, but it's also been noted several times, it's a bit unusual to have so many women speaking. Let's make it more normal. That would be really good. And obviously this room, this Zoom room is full of brilliant experts. I have learned so much from you. I'm so grateful. And I look forward to future sessions where I get similar opportunities. And I think as the church policies and the diplomatic strength and the convening power of the church mm-hmm. is brought forward, we can make sure that when we bring people together, when we reach out to talk to others, that the rooms don't look the same. And they are representative of all of the society that we hope to build. Thank you. Thank you so much, Susie. So I leave it to Lola to close this session with really helping us also to wrap up in a way and to look also at the most vulnerable regions in the world where food insecurity is such a concrete challenge every day. Yeah, thank you very much, Chiara, and a pleasure to share with Daniela, Gabriela, and Susie this session, really amazing. And I learned so much. So for me, it's very clear. Look, what we saw in 2020 is just the tip of the iceberg on food insecurity, the disruption of food systems, how so many women, smallholder farmers, went from having a livelihood producing or the marketing, the selling, the in the markets, the women, the commercial business, et cetera, how everything collapsed in our region of the world for some months, and it went into a stalemate. And people who were able to feed themselves, to be able to feed their children and be able to have a good livelihood, suddenly became in need of
social protection, cash transfers, or food transfers to be able to survive. So what we have seen is what it may come unless we act rapidly. And I think we heard all of you saying, we need to be working early, early warning, prevention, preparedness, engage the women from the beginning, think together what can be disrupted and we can do now better and longer term to avoid that disruption to happen in the future. I really hope the Food System Summit will bring us that. We'll bring the whole of society together, bottom up, from the people we are supporting and working with, communities, governments, et cetera, to engage with everybody, for everybody to have a voice. The People's Summit, they call it. It should be the People's Summit. The people should say what they need to be food secure, for this food system not to collapse again, as we saw it happening, but be sustainable and be helping all of us. There is enough resources in the world, as it was said by everybody, and especially if the nuclear weapons will be transforming food provision, food production, that will be an excellent one. But there is enough possibilities for everybody to be fed, everybody to have a good nutrition, children to be able to study, be productive girls and boys in the future. So let's not miss the opportunity. We have it there. And thank you very much for this invitation. Great talks and great recommendations out of here. Thanks, Chiara. I leave it there. Thank you. Thank you so much. So this is the end of the second session. I think we all need a couple of minutes of break. So we will have something interactive that will accompany us in this break. But maybe take a moment to take a glass of water or to stand up a second, because we will have still another session in a couple of minutes. So thank you very much for your attention.